Il padrone di una vigna che rappresenta Dio esce all'alba e ingaggia un gruppo di lavoratori concordando con loro il salario di un denaro per la giornata. Era un salario giusto. Poi esce anche nelle ore successive, 5 volte in quel giorno esce, fino al tardo pomeriggio per assumere altri operai che vede disoccupati. Al termine della giornata il padrone ordina che sia dato un denaro a tutti, anche a quelli che avevano lavorato poche ore. Naturalmente, gli operai assunti per primi si lamentano perché si vedono pagati allo stesso modo di quelli che hanno lavorato di meno. Il padrone però ricorda loro che hanno ricevuto quello che era stato pattuito. Se poi lui vuole essere generoso con gli altri, loro non devono essere invidiosi. Gesù vuole farci contemplare lo sguardo di quel padrone, lo sguardo con cui vede ognuno degli operai in attesa di lavoro e li chiama ad andare nella sua vigna. È uno sguardo pieno di attenzione, di benevolenza, è uno sguardo che chiama, che invita ad alzarsi, a mettersi in cammino, perché vuole la vita per ognuno di noi. Vuole una vita piena, impegnata, salvata dal vuoto e dall'inerzia. Dio, che non esclude nessuno e vuole che ciascuno raggiunga la sua pienezza. Questo è l'amore di nostro Dio che è Padre.